Allora, ciao a tutti, siamo qui con Gianni Maggi, il candidato presidente alle regionali del Movimento 5 Stelle. Buonasera Gianni. Buonasera a te, a lei e a tutti gli ascoltatori. Prego, se si vuol presentare. Dunque, io sono un professionista della comunicazione e della pubblicità, ho lavorato in questo campo, ho lavorato per delle multinazionali, poi nel 2008, alla fine del 2008, sono entrato nel Movimento 5 Stelle, eravamo in quattro, abbiamo detto fondiamo il Movimento 5 Stelle perché le cose che diceva Grillo ci cominciavano a piacere. E nel 2009 c'è stata la Carta di Firenze dove il Movimento 5 Stelle ha deciso di entrare nelle istituzioni e non fare un movimento all'esterno, ma proprio di entrare nei comuni e guarda caso... Nel 2009 cadde la giunta, io sono di Ancona, la giunta PD di Ancona, e noi ci trovavamo così in fretta e furia a preparare le liste per fare le elezioni comunali. Prendemmo il 4,9%, un ottimo risultato, un consigliere comunale, e poi nel 2013 alle successive elezioni comunali ne pigliamo 4. Io sono stato sempre accanto a loro per quanto riguarda e la politica, ma soprattutto la comunicazione del Movimento 5 Stelle, da allora fino ad oggi, e per cui mi sono occupato della politica del Comune di Ancona, della politica, visto che è il capoluogo, della politica della provincia e della regione in generale. Quindi sono stato vicino ai problemi, ai nostri consiglieri e ai problemi politici di Ancona in particolare e della regione in generale. Bene, quindi ha potuto assaporare, no, la vita politica della zona e del capoluogo, e quindi già saprà no, gli intrallazzi che ci sono, no, a palazzo, così come si suol dire. Per quanto riguarda, entriamo nello specifico del discorso sanità, che nel Montefeltro è molto sentito, come del resto un po' in tutta la regione, che cosa ci può dire della nuova visione dell'ospedale unico, delle case salute? C'è da fare prima una considerazione di carattere generale, è che la politica di spacca del PD e dei suoi alleati di poltrona hanno fatto per portare il bilancio della sanità in pareggio, che ricordo occupa l'80% di tutte le risorse della regione, hanno fatto dei tagli lineari, ovvero hanno tagliato senza considerare i bisogni e i casi clinici dei marchigiani, per cui magari c'erano delle situazioni che dovevano essere non tagliate ma incrementate, delle altre invece dove c'erano degli sprechi potevano essere tagliati, invece hanno tagliato orizzontalmente. Gli sprechi tagliati sono stati molto pochi, mentre le cose essenziali per la salute dei marchigiani sono state veramente tante. Basta pensare al welfare, a coloro che hanno una vita più fragile e più debole rispetto agli altri, che hanno avuto dei tagli veramente pesanti in questa situazione. Per quanto riguarda invece il Montefeltro, il piano Stato-Regione è un piano che sulla carta potrebbe al limite anche funzionare, però non tiene conto di quelle che sono le peculiarità del territorio italiano e di quello marchigiano in particolare, per cui questo ospedale unico con queste case della salute e questi presidi che attraverso, come nel Montefeltro, le valli sono orizzontali e sono servite da infrastrutture, da strade è veramente dissestate e difficile da percorrere, è veramente una cosa che non va in favore della salute dei cittadini e che va comunque rivista ad ogni costo. Teniamo presente che se c'è un'esigenza particolare e bisogna andare a un pronto soccorso che sta a 20 km di distanza, se si ha un territorio pianeggiante ci si arriva in 10 minuti e anche meno. Se si deve fare attraversare delle vallate o comunque dei territori montani ci si arriva quando già forse è troppo tardi. È troppo tardi. Ecco, questo sicuramente è una cosa da rivedere. Per quanto riguarda poi le case della salute, certo, ospedali di eccellenza che fanno interventi di una certa difficoltà e di un certo peso, questo ci può anche stare. La Casa della Salute ancora è vuota di contenuti, non si capisce cosa ci deve essere dentro, però il nostro programma prevede una sanità pubblica garantita e accessibile a tutti. Nell'accessibile a tutti questa prerogativa non viene mantenuta assolutamente, certo. Perché se dobbiamo attraversare, intraprendere dei viaggi lunghi e difficoltosi per arrivare a curarci, questo non va bene. Pubblica lo sappiamo tutti, le liste d'attesa sono sempre più lunghe per visite o prestazioni specialistiche, per cui se qualcuno ha urgenza e necessità di fare una visita proprio a rischio della propria incolumità o della propria vita, direttamente agli ospedali, gli dicono direttamente agli ospedali, se la vuoi fare privata e puoi pagare in 2-3 giorni la certo. Fai, è questo.
Non è accettabile. Infatti, ecco, quindi volevo dire, se nel caso in cui venisse eletto e lei fosse il presidente, partirebbe quindi da che cosa per riuscire a scardinare questa, no, questa partirei onda di... soprattutto dal fatto che un piano della salute non si fa come fanno i ragionieri, per cui se ci sono tot abitanti ci sono tanti posti di letto, tenendo presente che Pesaro è penalizzata perché sui 3-7 posti letto per abitante per 1000 abitanti che dovrebbe avere ne ha 2-7 così. E voglio dire, teniamo presente che Pesaro è stata, come dire, il fulcro, il cuore del PD che ha governato questa regione, per cui anche avendo proprio per tanti anni la direzione regionale del PD proprio a Pesaro con Ucchielli, non ha garantito neppure i cittadini del proprio territorio, ma ha garantito soprattutto che il PD avesse centri di potere sempre più diffusi e clientele sempre più in rete. Certo. Quindi guarderei soprattutto, non farei un piano sulla salute come è stato fatto adesso, che contano soltanto i numeri. Io farei un piano della salute ascoltando prima di tutto le esigenze sul territorio, i cittadini e la politica, e noi siamo qui per ribaltare questo teorema perverso della politica che impone leggi dall'alto e non ascolta i cittadini. Ascolterei i cittadini, capirei le loro esigenze e i bisogni, e le leggi dovrebbero essere fatte proprio in funzione di questo ascolto. È quello che noi diciamo nel programma, la partecipazione responsabile. Responsabile. Ecco, molti nel Montefeltro la lamentela generale anche sulla questione viabilità, sulla questione strade e quindi la manutenzione delle strade. Veramente io ho potuto visitare personalmente quei luoghi, veramente ci sono strade dissestate dove è anche pericoloso transitare, a parte le solite buche, questo è l'altra cosa. No, ma questo in linea generale è un po' in tutte le Marche, perché come dire, il buco che si è creato con l'abolizione finta o vera delle province, non si sa che fine faranno le province, non si sa che fine faranno i dipendenti, eccetera, ha lasciato un po' una grave carenza sul piano delle infrastrutture viabili, della viabilità, perché erano le province a occuparsi delle strade. Devo dire che le strade sono dissestate un po' dappertutto, però se la strada è sulla costa o è una direttrice dritta e retta che va dalla costa verso l'interno, la viabilità può essere anche sopportata, mal sopportata diciamo, ma può essere anche, come dire, diventare un fastidio più che un pericolo. Nelle strade del Montefeltro, che sono strade di montagna, contornanti, ogni tanto si trova una frana, ci sono sensi unici, semafori che fanno sensi unici alternati delle strade, e veramente comincia a diventare, oltre come dicevamo prima, per chi ha necessità di andare veloce da un posto all'altro, come per quanto riguarda la salute, ma diventa anche veramente un pericolo, e non è da paese civile, da paesi del terzo mondo questa cosa. Ma quindi questo disegno che si va, no, delineando tra sanità, viabilità eccetera, poi non avremo tempo di toccare altri argomenti, c'ha dei punti in comune, perché l'entroterra sembra veramente essere penalizzato da tutto. Non credo che i governanti di oggi ci stiano facendo apposta, ma sicuramente non c'è l'attenzione al cittadino, c'è l'attenzione solo, come lei diceva prima, ai numeri, quindi un appiattimento dell'attività politica che ha comportato un'analisi solo sui numeri, non sulla no, persona. Questo è così, l'incapacità della politica di programmare, di ascoltare il territorio, questa è diffusissima. È venuta meno, lei pensa certo. di invertire questa No, questo è, noi parliamo nel programma di partecipazione responsabile, per cui le esigenze, le leggi, le disposizioni devono essere calibrate, misurate in relazione alle esigenze dei cittadini, e le esigenze dei cittadini, visto che questi signori della politica vivono in questo palazzo dorato e non conoscono i problemi quotidiani della gente che vive nelle città, nell'entroterra, certo. E questi ormai sono veramente molto lontani dalla realtà, per cui l'ascolto va fatto, perché le esigenze partono dal basso. Certo. Poi la politica ha come funzione di sopperire e di venire incontro ai bisogni e a queste esigenze. E quindi ecco, questo è il modo di ribaltare completamente la politica che noi vogliamo in questo senso, certo.
Una postilla sul lavoro, dato che è veramente la piaga del nostro tempo, e a livello regionale cercherete insomma di fare qualche cosa per quello che è consentito fare, no? Con le leggi regionali e non nazionali, per cercare di migliorare un po', almeno di aumentare i posti di lavoro, cercare un attimino di migliorare le condizioni. Nel nostro programma ci sono interventi sul territorio. Noi non pensiamo che le Marche devono essere un hub dello stoccaggio gas, del metano, dei rigassificatori, delle centrali biogas. Noi pensiamo che tutte queste cose, che non servono sicuramente né all'occupazione né alla qualità della vita dei cittadini, e portano soldi non nelle nostre tasche ma nelle tasche di altri, soprattutto all'estero, perché ci sono le multinazionali del gas, del metano e di altre cose che ovviamente spingono la politica a prendere questi tipi di decisioni, di provvedimenti. Noi vogliamo che comunque nel nostro programma l'intervento sul territorio è sicuramente un'occasione di lavoro, un'occasione di creazione di posti di lavoro, la salvaguardia delle coste, non le trivellazioni che metterebbero a rischio sia la pesca che il turismo, la cura del territorio, il dissesto idrogeologico. Vediamo cosa succede ogni volta che piove. A Monte Labbate si è allagato tutto ultimamente, a Senigallia c'è stata un'altra volta l'alluvione, su tutto il territorio vengono giù colline e montagne intere, i fiumi. Questo è frutto anche dell'abusivismo, no? Con ma assolutamente. Per cui, ma soprattutto l'intervento di prevenzione, perché come dire, la programmazione della politica è da qui a 5 anni, cioè il tempo della legislatura. Dice come sarà la città tra 20 anni, come sarà il territorio tra 20 anni, e la politica non frega più niente. Certo. Loro devono cercare il consenso per essere rieletti dopo 5 anni, dopo la legislatura, per avere la garanzia della poltrona. Ecco perché noi del Movimento 5 Stelle abbiamo detto e abbiamo firmato di fare solo 2 legislature e prendere soltanto 2.500 euro al mese come candidati al Consiglio regionale. Quindi ecco, la cura del territorio, la cura delle coste, la rivalutazione delle nostre città, dei nostri borghi, dei nostri paesi che sono pieni di arte e di storia, questo è sicuramente il volano per creare nuova occupazione. Non sono tanto le grandi infrastrutture che sono necessarie, le infrastrutture per collegare un po' l'Italia, le regioni vicine e tutta l'Italia, ma le infrastrutture abbiamo visto come sono state gestite dalla politica, sono state gestite come un pozzo senza fondo di denaro pubblico, cioè denaro nostro, e non sono mai finite. Sto pensando alla Fano Grosseto, siamo andati a vedere la Galleria della Guinza, che è una galleria fatta una trentina d'anni fa, si sono spesi miliardi di euro. E ancora sta lì. Ma tra l'altro è diventata anche fuori norma, per cui non si sa cosa farci. Siamo andati con i nostri parlamentari europei e col candidato a governatore dell'Umbria a vederlo lì, proprio come gesto simbolico. La quadrilatero che deve collegare Fabriano verso Perugia è ancora lì. Ditte che falliscono, soldi che vanno a finire in voragini senza fondo. Ci sarà anche ad Ancona questa cosa su cui non mi dilungo, che però sicuramente ci sarà il trucchetto del beneficio di qualcuno, che è la uscita ovest. Per cui ecco, l'intervento, certo, le infrastrutture fatte bene, presto e finite soprattutto, ma soprattutto l'intervento su questa regione che è bellissima, che ha delle grandi potenzialità per quanto riguarda il turismo, l'attrazione del turismo, dei visitatori e dei turisti, e può creare tanti posti di lavoro, la cura e la manutenzione di questa regione, e poi può creare questo volano per l'economia che è veramente il turismo che serve assolutamente. Quindi si può dire che senza etica e senza buonsenso è inutile, no, assoldare consulenti che studiano sul territorio chissà quali artifici per migliorare la condizione. Senza un po' di buonsenso e una certa etica non si fa assolutamente niente. Sì, mi sembra di aver capito che questo è il punto delle sue parole. E poi secondo me bisogna ascoltare i marchigiani. Sì. Chi meglio di loro, chi meglio di noi che viviamo il territorio, sappiamo quali sono le esigenze, quali sono le peculiarità, quali sono le cose che potremmo fare presto e bene per rendere ancora la qualità della vita migliore e per mettere in moto il volano dell'economia. Ok, sempre più gente il 31 di maggio, la prossima settimana, deciderà di non votare. C'è un astensionismo pauroso, si parla del 48% statisticamente preventivato. Vogliamo dire qualcosa a questi signori per incentivarli, per fargli capire insomma che
Questo è vero. La gente ormai parlando dice non ho più fiducia, tanto non cambia niente. Però con questo tanto non cambia niente, sicuramente le cose rimangono così com'è. Si lascia ancora maggior spazio a chi della politica ha fatto un business e non un'attività di servizio nei confronti dei cittadini, per cui io invito tutti ad andare a votare. Non importa che votiate per il Movimento 5 Stelle o per qualche partito, fate questa scelta responsabile. Tutto si sta accentrando in poche mani, il potere viene sempre più accentrato e questo del voto è uno degli ultimi diritti costituzionali che ci è rimasto per incidere nella vita politica del nostro territorio e per decidere della vita nostra e delle nostre famiglie. Per cui hanno fatto queste, proprio perché hanno paura del Movimento 5 Stelle, qui in Regione spacca, si è staccato, si è andato a finire col PDL, Ceriscioli fa finta che combatte, ma sono pronti a mettersi insieme, a fare un scellerato patto del Nazareno delle Marche per contrastare questa avanzata del Movimento 5 Stelle. Quindi nel momento in cui il PD si metterà col PDL di spacca, sarà veramente la fine della nostra democrazia e degli spazi di intervento nostro. Per cui bisogna andare a votare, bisogna comunque debellare questo abbraccio mortale che è per la nostra democrazia e per la nostra vita. E quindi se andate a votare, ricordate anche che il Movimento 5 Stelle sta cercando di combattere questo ed è forse l'unica speranza per noi marchigiani. Bene, salutiamo Gianni Maggi e gli auguriamo un grande in bocca al lupo per il proseguo Grazie. Della sua campagna elettorale. Grazie. Quindi un saluto a tutti i telespettatori di Montefeltro TV e quindi da Ancona è tutto, Caporelli Walter. Ciao.